Poi voleva si dimostrare, non sono riuscita a mantenermi la promessa di un video a settimana, un po' per tante cose, perché iniziare a fare video e viaggiare contemporaneamente non è una cosa così semplice come mi immaginavo, e in più da dopo l'esperienza sulla montagna in Borneo, un po' la mia voglia di fare video si è leggermente affievolita, mi sono lasciata un po' andare, poi abbiamo fatto tante cose, siamo stati in tanti posti. Marco, come stai vivendo la cosa? Ah, ma qua che cosa sta succedendo? Sta piovendo ovunque dentro l'ostello. È sconvolgente questa cosa. Sconvolgente. Ci stiamo allagando. What's your feeling? Shit, it's crazy, man. It's too much. Marco, sei ancora impreso male perché hai un pezzo di letto bagnato. Stiamo camminando per Georgetown e questa è la situazione. Macchine che camminano sull'acqua. Cos'è? È un pavesino. È vero, è un pavesino. Cioè, il sapore è un pavesino. Siamo arrivati alla stazione di Butterworth e non ci siamo portati il cibo, quindi mi è toccato comprare sta roba. Il tizio mi ha garantito che è salata. Però mi ha messo una bustina dove noi mettiamo le ciabatte, per esempio, quel tipo di bustine là. Cioè, in questa stazione manca pure la GoPro. Ma come si fa a Ma io dico, è una stazione di treni, ma qua è possibile che non c'è niente. sopportare? Ed è l'unica, capito? Cioè, ma non c'è nessuno che ha pensato di farci un po' di soldi. Bravo italiano. Adesso dobbiamo andarci a fare il timbro d'uscita per la Malesia, ritornare dalla guardia, che lui ci porta poi al timbro d'entrata per la Thailandia. Malesia, Thailandia. Ho dormito malino, 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 malino proprio. Il letto di sopra è scomodo. C'è la luce accesa. La luce è accesa tutta la notte. Non è stato proprio bellissimo. Di nuovo mi zaino in spalla a lasciare questo splendido treno. Manca! Dai, ma corri, che c'è il treno che sta là. Dobbiamo prenderlo, perché sennò non ci siamo fatti tutta sta strada. Preferisco trattenermela, grazie. Sbrigati. Allora, Eccolo il treno che ci porta a Mae Klong Railway Market. È una ficata assurda. Sì, però però la gente la c'è vita molto. L'esperienza. Sì. La gente che si mette in mezzo per fare la foto come se il treno gli venisse addosso è proprio il male del mondo. Dopo una settimana di dolce far nulla a Bangkok, stiamo prendendo il treno che ci porterà al confine con la Cambogia. Cambodia. Smettila di dire Cambodia, Marco.
Noi parliamo in italiano, Cambogia. Che buccio di culo si sta facendo questo? Allora, ma qua stiamo entrando. Sì! Bello! Hello! Hello! Kingdom of Cambodia! Ce l'abbiamo fatta, Marco! Piano pianino ci siamo arrivati e non ci siamo fatti fregare, che bello! Se non è avventura questa, che cos'è? Questa è una pagina del nostro libro. You so black skin like me. Yeah, honey, you, where you come from, you? Italy. I'm from Cambodia. Io non ho capito questa tappa forzata, cioè prima gli abbiamo chiesto di fermarsi a mangiare qualcosa, no? Che ti fai qua, siamo amici? Che ti pare che ti porta al McDonald's, Amel? Sono le 2 meno 10 e già noi stiamo a manetta con la musica. Quando in Australia abbiamo deciso di farci tutto il sud-est asiatico in treno, mai avremmo pensato di ritrovarci in una situazione come quella in cui ci siamo ritrovati ieri. Insomma, dopo questo viaggio piacevole in questo treno, siamo arrivati all'incirca mezzogiorno nella stazione di Ayap Prayerit al confine con Thailandia e Cambogia, e sostanzialmente ci siamo usciti dalla stazione, ci siamo ritrovati un coro di tuk tuk che stava aspettando noi, ed è lì che è iniziato il tutto. Cioè, Phoi Phiat è un posto magico, ragazzi. Andare in quella cittadina lì è l'esperienza della vita. C'è il tuk tuk che vi porta, e nonostante voi chiedete al vostro tuk tuk di portarvi direttamente al confine dove dovete passare per uscire dal territorio thailandese e di conseguenza prendere il timbro d'uscita per poi entrare in Cambogia e prendere lo stampa di entrata, il tuk tuk non vi caga di striscio e vi porterà davanti a una serie di agenzie per ottenere il visto cambogiano. Dal tuk tuk andate dritti, c'è l'edificio dove entrano pure con i camion, le macchine, e voi dovete solo entrare lì, dovete andare a farvi mettere il vostro timbro thailandese d'uscita. Poi, una volta che avete visto il timbro d'uscita, c'è tutto il percorso che vi porta automaticamente all'ufficio visti cambogiano, e una volta che quindi uscite dal territorio thailandese, c'è questo gap, cioè vi ritrovate nel mezzo, in questa sorta di terra di mezzo, dove alle vostre spalle avete la Thailandia, di fronte avete la Cambogia. E in quell'esatto momento dove voi entrate a piedi in Cambogia, vi sentite come un barattolino di miele appena aperto davanti a una serie di orsi usciti dal letargo. Cioè, mi sono sentita aggredita da 25.000 tassinari, 30.000 tuk tuk che eravamo assaliti da tutta sta gente, e di conseguenza un po' sopraffatti siamo entrati di corsa nell'ufficio visti cambogiano, e fieri e contenti di aver superato tutto senza esserci fatti fottere i soldi, ed è lì che ci hanno fottuto i soldi.